Salve a tutti ragazzi e bentornati su MixTuning. In questo nuovo video andremo a vedere come montare un gancio traino di questo tipo sulla nostra cara Midozza. Come potete vedere è già col paraurti smontato, quindi già vi dico che bisognerà smontare il paraurti. Bisognerà modellare la barra assorbicolpi della macchina, che non si stacca, vabbè, comunque è semplicissima da staccare, ma non neanche serve staccarla. Ci servirà un bullone M16 da 4-5 cm, dopo ve lo faccio sapere bene, un taglierino e una chiave a cricchetto per avvitare il dado, il bullone, scusatemi. Quindi niente ragazzi, che dire, vi lascio il link intanto di questo gancio traino a fascia in descrizione. Intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, siamo pronti, quindi questo, come potete vedere, è la barra assorbicolpi della Mito, si trova dietro al paraurti. Questa comunque, per staccarla non serve staccarla, però ve lo dico ugualmente, basta tirarla e si sfila. Praticamente ha un piccolo perno, un piccolo gancetto qui dietro che si aggancia su questi buchi da entrambe le estremità della barra, molto semplice. Quindi ci muniamo di taglierino, io l'ho già fatto per semplicità, non ve l'ho fatto vedere ma è molto semplice. Con un taglierino si taglia tutta questa parte fino a vedere che questo triangolino arrivi a fine corsa senza intruppare sulla barra. Ok, molto semplice. Eventualmente potreste fare un intaglio semplicemente qui e sfilare il polistirolo, non ci ho pensato e quindi ho tagliato prima tutto questo, però insomma il lavoro è valido. Ok ragazzi, siamo quindi pronti con il montaggio del gancio traino. Il bullone è da 4 cm, non l'ho comprato su internet quindi non vi so dare un link. La chiave che serve è da 24, si stringe proprio fino alla fine della corsa, molto semplice prima mano, poi io inserirò il cricchetto e darò un giro e mezzo così a rafforzare, a finire di chiudere il dado. Ok ragazzi, come potete vedere il gancio traino della Sabert è montato, purtroppo vedete il paraurti non montato completamente in quanto mancano i fari, lo stemma perché sto facendo dei lavoretti e quindi lo monterò successivamente. Però insomma il gancio traino entra, il paraurti si accosta bene, quindi non ci sono problemi. E quindi niente, mettete mi piace, iscrivetevi sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Instagram MitchTuning. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi.